Sì, grazie Presidente. Vedo che è iniziata proprio la campagna elettorale a tutto tondo, insomma, sull'ultimo intervento ovviamente non centrato poi diciamo, nel contesto ovviamente, che oggi stiamo trattando, perciò la delibera su Paesca che deve essere ed è un documento che in teoria dovrebbe vedere tutte le forze politiche unite, no? Contro la lotta ai cambiamenti climatici, perciò è una battaglia comune, una battaglia di cittadini, una battaglia del popolo. Lo vediamo anche tra i ragazzi, tra i giovani, per esempio tra i ragazzi di Friday for Future, con i quali presentammo una mozione per dichiarare l'emergenza climatica globale l'anno scorso, proprio per cercare di lanciare un messaggio come amministrazione capitolina, seguendo gli altri comuni italiani, come per esempio Torino e Milano, e questo ovviamente tutto ciò ci ha visto appunto come dire, uniti verso un messaggio comune che è quello appunto alla lotta ai cambiamenti climatici, un tema ad oggi sentito, è fortemente sentito in tutta la popolazione. E credo che su questo la politica debba fare quadrato piuttosto che fare campagna elettorale. Questo veramente denota purtroppo una mancanza di strumenti conoscitivi proprio della materia sull'ambiente, sulla sostenibilità, sull'impatto ambientale e via discorrendo. Oggi si è fatto cenno appunto agli allagamenti, stiamo vedendo che anche gli altri comuni italiani hanno subito purtroppo un forte impatto a livello appunto di quantità di acqua, creando allagamenti in molti comuni italiani. Purtroppo per Roma il problema è la Raggi e per gli altri comuni sono i cambiamenti climatici. E questo ovviamente fa sorridere perché la politica deve essere portatore ovviamente di una conoscenza politica ma anche tecnica per dare poi ovviamente degli indirizzi giusti e corretti. Se no, se si fa propaganda, quello lo possiamo fare nelle radio, lo possiamo fare nelle TV, ma io credo che l'Aula debba entrare nel merito degli atti che in questo momento si disputano. Come dicevo, Presidente, noi presentammo questa mozione a firma di tutte le forze politiche l'anno scorso sulla dichiarazione dell'emergenza climatica globale, un atto riconosciuto ovviamente dalla popolazione, dei cittadini romani. Abbiamo presentato negli anni, come ha detto appunto l'assessore, la delibera sui materiali post-consumo, che anche quello ovviamente si inserisce nell'atto che andremo a votare oggi, un atto cruciale e fondamentale di questa avventura amministrativa. Abbiamo parlato anche dei vari regolamenti, per esempio il regolamento del verde, uno strumento imprescindibile, fondamentale, che si inserisce nel Paesche, perciò ovviamente nel tema e nel discorso dei cambiamenti climatici. Abbiamo presentato il regolamento sulla gestione dei rifiuti approvato poco tempo fa, e anche questo si inserisce nel tema dei cambiamenti climatici. Abbiamo presentato una delibera sempre poco tempo fa sulla food policy, sulla politica del cibo, e anche questo è un tema che si inserisce all'interno dei cambiamenti climatici. Abbiamo presentato anche una delibera, forse qualcuno sorriderà, ma comunque un tema anche questo attuale, che vede appunto dare equilibrio all'ecosistema, che è quello appunto sull'apicoltura urbana, e anche lì abbiamo presentato un atto. Questo per far capire che l'amministrazione in questi anni non ha dormito sul tema dei cambiamenti climatici, anzi ha lavorato pancia a terra, un'amministrazione che, a differenza delle altre amministrazioni, dove si è fatta molta teoria, molta propaganda, questa amministrazione ha portato degli atti concreti, atti che chiedevano aggiornamento per più di 15 anni. Ricordiamo addirittura il regolamento del verde è mai esistito, questa amministrazione è riuscita appunto a crearne un ex novo che sicuramente sarà il faro degli altri regolamenti sul verde per gli altri comuni. E oltre a questo, insomma, abbiamo portato tante altre iniziative come appunto quelli sulla riforestazione urbana. Si è parlato molto di piantumazioni, di messe a dimora. Ecco, Roma Capitale per la prima volta in questi anni, con l'appalto quadro di 1,4 milioni, ha iniziato finalmente a togliere i vecchi ceppi,
a piantare nuovi alberi. Ad oggi sono stati piantati circa 2.500 alberi con il 1.400.000 appunto che abbiamo detto, 1.400.000 che è stato investito per il prossimo anno e per il prossimo anno ancora. Perciò una campagna di riforestazione urbana cittadina contro l'abbattimento della CO2 ovviamente innegabile, perché questo insomma è stato sotto gli occhi di tutti che per la prima volta abbiamo visto togliere i ceppi in questa città e piantare nuovi alberi. Io nella mia vita in questa città azioni del genere io non le ho mai viste nella mia giovane età, ancora giovane, seppur poco perché ho 38 anni. Però oltre a questo, Presidente, noi abbiamo, aderito al decreto clima tramite fondi del Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica. Abbiamo presentato i tre progetti sulla riforestazione urbana, uno a Serpentara, uno a Pietralata e l'altro, il terzo, a Torre Spaccata. Mettendo a dimora per il primo sul progetto da Serpentara, che è circa l'importo di 440.000 euro, 1.300 alberi, sul progetto di Pietralata, che costerebbe 450.000 euro, piantumeremo 1.300 alberi, e su quello di Torre Spaccata pianteremo 2.700 alberi, investendo 500.000 euro. Ovviamente ci sarà una cura attenta per i successivi 7 anni. E questo ovviamente proprio per aderire appieno al decreto clima e ai fondi che il Ministero dell'Ambiente, oggi ripeto, Ministero della Transizione Ecologica, tramite Città Metropolitana, ha dato la possibilità ai comuni di intervenire sulla riforestazione urbana. Roma Capitale anche lì non è stata a dormire, come sembra e come qualcuno dice in aula, ma ha risposto prontamente a questi progetti portando una delibera di giunta. Che è stata ovviamente votata e che di fatto il Ministero ha accolto favorevolmente questi progetti. Oltre a questo, abbiamo sposato i tanti progetti dei cittadini con i quali abbiamo messo a dimora molti alberi, ma entrando nel merito del PAESC, nello specifico oggi ovviamente di questo dispositivo, devo dire che la Commissione Ambiente ha svolto numerose commissioni in questi anni, ha dato degli indirizzi giusti e corretti, ma ha lasciato lavorare su uno strumento tecnico gli enti preposti, che sono appunto gli enti che si occupano di impatto ambientale e di cambiamenti climatici. Come è stato detto, ISPRA, ENEA, GSE e anche ovviamente il Dipartimento Ambiente, che ha lavorato strettamente con il Dipartimento Urbanistica, con il Dipartimento SIMO, con il Dipartimento Mobilità. Perciò c'è stata una sinergia tra tutti questi dipartimenti, tra i vari assessorati. E su questo ringraziamo l'assessore Ziantoni, ringraziamo il dottor Tamburrano che lavora all'interno dello staff dell'assessore Ziantoni, che veramente ha creato un inizio, uno strumento che risponde prontamente al patto dei sindaci in modo ovviamente dirompente, perché questo è un PAESC che tocca tutti gli aspetti, come ha detto l'assessore, sulla prima parte ovviamente del PAESC si parla delle analisi, perciò dell'impatto ambientale che oggi vive la città, delle emissioni climalteranti, soprattutto sull'effetto serra che oggi viviamo nella città di Roma, spiega ovviamente i livelli di inquinamento e spiega quelli che sono appunto gli agenti inquinanti in primis, e poi sulla seconda parte vi è un elenco di azioni dettagliato sulla mitigazione dell'impatto ambientale, perciò ricollegandosi poi alle fonti rinnovabili, all'efficientamento energetico, al ciclo dei rifiuti, perciò un'economia non più lineare, ma bensì un'economia circolare, perciò che abbraccia le nuove metodiche, i nuovi strumenti di gestione dei rifiuti, perciò non più inceneritori, non più ovviamente diciamo, come dire, infrastrutture impattanti sul ciclo dei rifiuti. E poi la terza parte è quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici, che ovviamente Roma Capitale, come città che deve abbracciare un concetto di resilienza, deve intervenire appunto sull'adattamento. Importantissimo, Presidente, sul PAESC è anche lo sportello climatico, dove ogni cittadino potrà andare a chiedere le dovute informazioni per capire come dare un contributo sull'impatto ambientale, perciò inserendo ovviamente nella propria abitazione il sistema del fotovoltaico sul risparmio energetico e via discorrendo. Perciò,
Si inizia finalmente a mettere al centro della politica il tema ai cambiamenti climatici. E questo in risposta al grido d'allarme dell'Europa, come vediamo anche oggi il ministro Cingolani sta continuando la politica iniziata dal ministro Costa sulle microplastiche, su ovviamente l'inquinamento anche nei mari e negli oceani. Noi ricordiamo che abbiamo Ostia come diciamo, luogo ovviamente marittimo e non è, come dire, un tema di poco conto, ma un tema insomma, che deve vederci anche lì prorompenti su una politica ovviamente sostenibile. Su questo il Municipio Decimo sta facendo tantissimo. Perciò, Presidente, ho elencato i vari documenti e dispositivi che abbiamo presentato in questi anni, dispositivi che vedranno ovviamente come dire, un lavoro ulteriore perché su PAESC una volta votato non terminerà qui l'azione di Roma Capitale, ma vedrà insomma delle azioni ovviamente diciamo pratiche, come ho detto appunto sulla riforestazione urbana. La stessa cosa anche sulla food policy, la stessa cosa ovviamente sui regolamenti del verde e sul regolamento dei rifiuti e andando avanti anche sulle azioni inerente al ciclo dei rifiuti sul piano industriale che poi abbiamo approvato, che è quel piano industriale che vedrà ovviamente un futuro diverso per quanto riguarda la gestione dell'azienda AMA e anche la gestione del ciclo dei rifiuti. Lavoreremo anche sul tema dei pesticidi che si ricollega alle aziende agricole, anche lì ovviamente abbiamo spinto sull'agricoltura sostenibile, sull'agricoltura biologica, abbiamo prodotto una grandissima quantità di pasta biologica, olio biologico, insomma, diciamo, stiamo dando ovviamente un nuovo volto alla città, un nuovo volto sostenibile, etico e soprattutto ovviamente collegato alla difesa dell'ambiente e dell'ecologia. Io, Presidente, ho terminato il voto, è chiaro, come ha espresso il consigliere Di Palma, sarà convintamente favorevole e colgo l'occasione ancora per ringraziare sia l'assessore Zantoni, sia il dottor Furrano, sia tutti gli uffici e gli enti che hanno lavorato con questo tavolo tecnico per la realizzazione e per ovviamente la creazione di questo PAESC che oggi andremo a votare. Grazie Presidente.